quando gli squali hanno bisogno del loro caffè mattutino, vanno al bar. E sì, nel 2002 i ricercatori hanno scoperto un'area nell'Oceano Pacifico chiamata White Shark Café, in cui i grandi squali bianchi si recano d'inverno. Si fermano lì, si raccontano barzellette e ridono su quanti umani hanno spaventato. Dopo tornano alla costa per spaventarci un altro po', quando il clima si fa più caldo. Sapevi che esistono delle angurie grandi come un acino d'uva? I cucamelon, in realtà, sembrano dei mini cocomeri, ma allo stesso tempo hanno un sapore agrumato. Un barista australiano ha stabilito il record mondiale per il maggior numero di cappuccini fatti in un'ora, 420. Il bar perfetto per quando sei in ritardo al lavoro, ma hai bisogno di un caffè. Ok, i ricercatori hanno rinvenuto un sacco di resti di animali preistorici o dei nostri antenati umani vissuti migliaia di anni fa, tipo ossa, denti, strumenti di pietra e un pezzo di gomma da masticare risalente a quasi 10.000 anni fa. 1 milione di secondi sono circa 12 giorni e 1 miliardo di secondi sono quasi 32 anni. Niente di strano, solo un po' di buona vecchia matematica che ci ricorda quanto sia figo lo scorrere del tempo. Tutti i segnali stradali sono importanti, ovviamente, ma ce n'è uno più importante di tutti, il segnale di caduta massi. Se lo vedi, mi raccomando, guida piano e guardati intorno attentamente. Questo segnale indica che in quell'area c'è possibilità di frane e potresti rischiare la vita se non presti attenzione. C'è persino un villaggio in Svizzera, circondato da colline, che ha un semaforo che segue i movimenti delle rocce e indica se è sicuro guidare o meno. Quando qualcuno menziona il deserto più grande del mondo, probabilmente immagini l'infinita superficie sabbiosa del Sahara che brucia sotto il sole cocente. Beh, non proprio. Il deserto più grande è il deserto polare antartico, che copre oltre 14 milioni di chilometri quadrati in Antartide. Ti sembrerà strano, ma la definizione dice che un deserto è un luogo che riceve meno di 25 centimetri di precipitazioni all'anno. Mica dice che deve essere anche caldo. Il primo volo passeggeri commerciale è avvenuto all'inizio del XX secolo. È stato un volo di 23 minuti del costo di $400, che sono circa 7.700 euro attuali. L'aereo ha coperto la tratta tra due città della Florida. In Tibet ci sono delle mele chiamate mele Black Diamond, che non sono né verdi né rosse, ma viola scuro. Il luogo in cui crescono riceve molta luce ultravioletta di giorno, mentre le temperature scendono drasticamente di notte, il che rende la buccia più scura. Puoi assaggiare l'aglio con i piedi. Strofina uno spicchio d'aglio sui piedi, senza calzini, e attendi. La sostanza chimica responsabile di quell'odore unico può essere assorbita attraverso la pelle anche se non lo metti in bocca. La Luna ha dei vulcani e gli scienziati ritengono che potrebbero essere stati attivi circa 100 milioni di anni fa, quando i dinosauri regnavano sulla Terra. La vista sarà stata magnifica. Gli scarafaggi sono resistenti, possono sopravvivere a condizioni difficili e già erano in circolazione ai tempi dei dinosauri. Ma la regina delle termiti batte tutti, con una durata di vita di 50 anni. È il periodo più lungo che un insetto possa vivere. Le termiti normali vivono solo 1-2 anni. Si stima che sulla Terra abbia vissuto un totale di 108 miliardi di persone nel corso della storia. L'intera popolazione della Terra potrebbe stare all'interno di Los Angeles. Con una popolazione mondiale di 7,5 miliardi sembra incredibile, ma se ci mettessimo tutti spalla a spalla, potremmo entrare all'interno di 1300 km quadrati. Il Tuatara è un rettile con un terzo occhio sulla testa. Questo occhio ha una retina, connessioni nervose e una lente, ma non viene utilizzato per vedere, poiché con la crescita si ricopre di squame. Gli scienziati stanno ancora cercando di scoprire la misteriosa funzione di quest'occhio. I cammelli hanno 3 paia di palpebre e 2 file di ciglia per proteggersi dalle sabbie del deserto. Potrebbe sembrarti che i panda dello zoo locale siano a casa loro, ma a meno che tu non sia in Cina, sono solo in vacanza. Questo perché tecnicamente tutti i panda sono in prestito dalla Cina e sono di proprietà di quel paese.
Un'intera tuta spaziale della NASA costava tra i 13 e i 20 milioni di euro nel 1974, ma la NASA non ha più prodotto tute nuove da allora, quindi gliene sono rimaste solo 4. Se dovessero creare un'altra tuta, il costo attuale sarebbe di 135 milioni di euro. Una piccola percentuale di elettricità statica che vedi sui vecchi schermi TV è la radiazione residua rimasta dal Big Bang. Se ti stai dirigendo a Londra per vedere il famoso London Bridge, fermati, perché il ponte originale si trova ora in Arizona. Negli anni 60 il London Bridge stava crollando, quindi la città decise di venderlo a un magnate del petrolio americano, Robert P. McCullough. Fu spedito negli Stati Uniti e ora si trova a Lake Havasu City. Parlando di Inghilterra, i gioielli della corona contengono due dei più grandi diamanti di tutti i tempi. Il Cullinan Diamond è il diamante più grande mai trovato e fa parte dello scettro di Sant'Edoardo. La seconda gemma è il Cullinan II ed è montata nell'imponente corona imperiale di Stato. Veri diamanti, comunque, potrebbero piovere su Giove e Saturno mentre guardi questo video. Questo perché i temporali trasformano il metano in carbonio, che gradualmente si indurisce mentre cade e si trasforma in diamanti. La prossima volta che fai fatica a concentrarti mentre studi, prendi una gomma da masticare. Uno studio ha scoperto che chi mastica la gomma durante un test rimane concentrato più a lungo rispetto a chi non lo fa. Il buon senso suggerirebbe che gli alberi siano esistiti prima della maggior parte degli animali, poiché producono ossigeno per farci respirare. Se dovessi dirlo a uno squalo, riderebbe, perché le creature marine erano in realtà in giro molto prima degli alberi. Gli squali risalgono a circa 400 milioni di anni fa, mentre gli alberi sono arrivati circa 50 milioni di anni dopo. Il carattere Comic Sun ha diviso le persone in tutto il mondo per decenni e ha assunto la reputazione di essere informale e non professionale. Questo ha perfettamente senso, dato che il suo designer, Vincent Connare, ha tratto ispirazione dai suoi fumetti preferiti, come Watchmen. Se stai cercando una guardia del corpo dal regno animale, eccola. Il silverback gorilla può sollevare fino a 10 volte il proprio peso corporeo, il che si traduce in un totale di circa 800 kg. Questo li rende tra i mammiferi viventi più forti sulla Terra. Gli umani sono gli unici animali con il mento. Anche se altri animali, come lo scimpanzé, condividono somiglianze con gli umani, come camminare su due gambe o avere una mascella, nessuno ha quel pezzetto di osso nel mezzo della mascella inferiore. I trailer dei film venivano originariamente mostrati dopo il film, motivo per cui sono chiamati trailer. L'attuale bandiera americana è stata disegnata da uno studente delle superiori. Bob Heft ha disegnato la bandiera per la sua lezione di storia nel 1958 e ha ricevuto solo una B- per i suoi sforzi. Solo dopo la sua bandiera è stata scelta tra più di 1500 per diventare la nuova bandiera dell'America. Ovviamente il suo voto è diventato una A dopo. A differenza degli umani, i gatti non hanno la stessa quantità di dita sulle zampe anteriori e posteriori. Di solito hanno 5 dita sulle zampe anteriori, ma solo 4 su quelle posteriori. Se hai un compagno felino, da un'occhiata. Ti sei mai chiesto a cosa serva quella piccola tasca sui jeans? Era originariamente progettata per riporci gli orologi da taschino. Risale al 1879, al primo paio di jeans Levi's. Il tuo cervello usa diversi emisferi per memorizzare diversi ricordi. Le cose che ascolti o leggi vengono memorizzate nell'emisfero sinistro e le immagini o gli eventi che hai visto in quello destro. Nascosti sotto il ghiaccio e la terra ghiacciata in Antartide e Siberia ci sono virus giganti. Sono 10 volte più grandi di quelli che conosciamo e possono sopravvivere per decine di migliaia di anni. C'è un vero Jurassic Park in Marocco. I letti di Kem Kem sono una fonte estremamente ricca di fossili di dinosauri, con decine di specie scoperte negli ultimi decenni. Circa 34 milioni di anni fa, antichi primati attraversarono l'Atlantico dall'Africa al Sud America, e nessuno sa come.